questo clip da Vin Diesel veramente non me la cavo. Comunque, ciao a tutti, follettini e follettini, come state? Spero tutto bene. Finalmente l'estate è iniziata un po' per tutti, e infatti fa già caldo, sono le 6 di pomeriggio, ma è veramente una cosa esagerata. Ma parliamo di cose più importanti, no? Del caldo, ma parliamo di questa mutina che, come avete visto su Instagram, è abbastanza ridicola. Cioè, guardate come c***o è ridicola, col tassello dietro e davanti ancora Mozart. E vorremmo parlare che non hanno anche montato qui il disco del freno posteriore, quindi insomma c'è da fare due lavoretti. Come avete visto nell'ultimo giorno di scuola, ho forato la gomma del cerchio Mozart e... anzi, vi faccio proprio vedere, Non so se è esplosa la camera d'aria, non so cosa è successo. Va bene, sì, ultimo giorno, primo giorno di scuola. Naturalmente si deve rompere qualcosa a questo KTM-ino, non so perché. Qui sono rimasta la parte posteriore in versione enduro senza freni, che ora dovrò montarli. Ma dalla parte di là sono rimasto sempre con il cerchio motore che era montato fino all'ultimo giorno di scuola. In poche parole è rimasto per quasi una settimana sotto un albero, infatti c'è delle carte di piccione qui sulla plastica, sulla sella, quindi c'è anche da pulirla. È rimasto una settimana lì sotto con la gomma sgonfia. Nel mentre cercavo una soluzione, ma ho detto la soluzione più valida per togliere di sotto a quell'albero e riportarla a casa, diciamo, era montare il cerchio posteriore. Quindi ho detto facciamo questa operazione, quindi ritorniamo per una settimanella all'enduro, aspettando comunque la camera d'aria per il Mozart. Ho cercato per tutta la casa queste benedette sposta pinze che andranno nella due pistoncini per poi ritornare al disco piccolino per andare a fare enduro, ma provate a indovinare, non l'ho trovato, quindi sarà una cosa abbastanza ridicola come progetto. Quindi ritorneremo al tassello, ma con il 320 flottante da Mozart. Sarà una cosa veramente ridicola, ci proviamo, intanto insomma non ci sta un c***o da fare. Male la grafica, l'ho fatto di notte, l'ho fatto, ma mi sa che non è stata una bella idea. Primo video che non passo dal benzinaio. Comunque, finalmente, cioè, era già iniziato il video, ma siamo già al giorno dopo. Finalmente si ritorna col tassellino, oh che bello, sono troppo gasato. Abbiamo già dietro un KTM 300 2015. Gli rimonti le tastelline a questa moto, è già contento, eh? Sta per ritornare nel suo habitat. Naturalmente non guardiamo l'outfit, cioè pantaloncini corti blu fluo, carini comunque devo dire, e maglietta nera della Top Performance, guantini KTM, poi da lì riniziamoci a ripigliare la mano, che io con l'enduro sono un po' allontanato da questo mondo, perché ora ci sta di più il Mozart, non lo so, cioè nel senso un po' mi manca. Naturalmente l'azzardata di andare con le grafiche nuove da Mozart nel bosco a, come direbbero tutti, a rovinarla. Prima di tutto siamo in strade private, siamo in delle strade private in queste in questo istante qui siamo nelle strade private, quindi sto impennando per questo motivo qui. Non bisogna impennare sulla strada pubblica. Se volete impennare, andate in uno spazio chiuso e vi divertite con paraschiena e tutto. Madonna, speriamo di un cascacchi, che sono in maglietta corta e pantaloncini. Comunque in questo istante qui, mentre te stai guardando questo video, è uscito finalmente il nuovo giveaway. Anche quest'anno Motor Parts insieme a me ha organizzato un nuovo giveaway, quindi se vuoi partecipare anche tu, appena è finito il video metti mi piace, commenta e vai nel mio profilo Instagram, Lorenzo Scovazzo Official, che è uscito un post che vedrete. Oh, si sta fare enduro, non mi riesce più a parlare. Se guardate il post con scritto tutto top performance, seguite le istruzioni e andate a partecipare, ci sarà l'estrazione e potrete vincere gratuitamente tante cose belline. No, male. Vai avanti te!
Se non mi culi, parla po' piano io, eh! Vai. Allora via, si fila di culo, mi vieni qua! Il problema è che io ho che la mascherina a specchio, quindi non sto vedendo niente, anzi aspetta, fammela buttare giù. Il problema è che se c'è la mascherina giù ti chiama più tutte le piante dell'occhio. Quindi dai, sotto al post. Appena usciva il video usciva anche il post del mio profilo, quindi a questo punto è già uscito per voi. Per me no, perché sto registrando. Che vinca il migliore! E forse stiamo già pianificando un altro giveaway, ma un giveaway... Oh mamma, boia! Vi lascerò a sorpresa... Vi lascerò a sorpresa il premio. I mutardisti nel bosco non se la sentono. No, mi sto graffiando tutto. Qui è pieno di pruni. Quanti graffi? Un po'. La targa c'è ancora! C'è ancora la targa! E poi mi dice un'apertura, ma cioè nel senso non so. Cioè sono più impegnato a cercare pruni che non batto, combatto su pruni che guarda la strada. Comunque siamo già arrivati al Mega Prato per fare un po' di shooting. Mega salita. Bello. Un po' di enduro mi mancava, eh. Bello il motardo, ma l'enduro un po' mi mancava. No, ah. Ci avrà cascato. Tipo... Bella, con cosino qui da motard, proprio tanta roba. One eternity later. Non c'è, dai, poi sono così. Sta facendo buio. Non si fa, si fa. E vai, ora sì che si fa il video buono. Chi va avanti? Io! Oh! Se mi perdo vieni in su! Però vai a passo dopo perché... Eh? No, aspetta, no, fe. Questo qui è un endurista serio, sono con pantaloncini corti. Vai piano, madonna, è già buio là. Madonna, ma che mi fa fare questo figliolo qui? Che sei un matto, eh? No. No, io non ci vedo nulla. Madonna. Ma perché mi fido di quel figliolo lì? Oddio. Voi non vedrete niente, non vedrete, però insomma la situazione qui si fa abbastanza dura. Vabbè, neanche tanto, eh. Ora... Ah, il pruno nella gamba. Però se cascano l'albero potrebbero cascare anche ora l'alberi. Non so sbaglialato, c'erano troppi pruni! Ah, che male! Ah, ah! Che male! E dove siamo qui? Ah, ho capito dove siamo! Che ci fa quella macchina lì? Che cose strane succedono nel bosco. Guarda il polverone. Ti sei perso? A caso proprio. Si troverà anche la via di casa. A me mi sei anche scaricato il telefono per fare la diretta con voi. Sono senza telefono in nel bosco. Se mi perdo ci costruisco casa. Non vedo niente, non vedo niente, ora vedo.
Non vedo niente. No! Oddio, pure questo.